La società Volley Monselice 86 da tempo è un importante punto di riferimento per i giovani che vogliono praticare la pallavolo a un certo livello. Grazie al lavoro certosino della società euganea, molti giovani talenti hanno potuto conoscere la nazionale e giocare in categorie elevate. Attualmente vi sono ben 8 squadre. Oltre alla B1 c'è il nutrito settore giovanile composto da una serie D, Under 20, Under 18, due gruppi Under 16, Under 14 e l'Under 12. Il presidente ci illustra gli obiettivi stagionali della società. Noi militiamo in B1 da diversi anni, ci alterniamo fra la B2 e la B1 e il nostro progetto è ovviamente per quest'anno di rimanere in questa categoria, dando possibilmente spazio in futuro ai più giovani che abbiamo nel nostro vivaio. La società sta collaborando con altri soggetti. Noi collaboriamo anche con società vicine, Bagnoli, Due Carrare, Pozzo Novo, per fare alcuni nomi, e con queste noi stiamo collaborando in modo abbastanza proficuo, cercando di ottenere il meglio da questa collaborazione, perché ormai sappiamo che difficilmente si può ottenere risultati rimanendo chiusi nel proprio orticello. La storica carenza di strutture sportive a Monselice sembra essere stata colmata con la costruzione di nuovi impianti. Finalmente a Monselice abbiamo un impianto che si trova nella frazione di Schiavonia, che è degno del nome. Per anni abbiamo avuto molti contenziosi anche con l'amministrazione, perché eravamo sempre in condizioni precarie, in un impianto anche abbastanza obsoleto. Da quest'anno ci hanno affidato, almeno provvisoriamente, l'incarico di aprire l'impianto di Schiavonia, un bellissimo impianto, ha qualche piccolo ovviamente inconveniente come tutti gli impianti nuovi, però contiamo di poter fare un ottimo lavoro avendo a disposizione questo impianto, che sicuramente è degno della categoria. Il presidente ci parla anche del settore giovanile. Noi abbiamo dato l'incarico dalla scorsa stagione a Luca Bergo di allenare la prima squadra. Questo incarico ha la funzione di creare un maggior collegamento con il settore giovanile, dove lui ha sempre allenato. Abbiamo altri allenatori importanti, fra i quali ne cito uno, è Antonio Ferrato, e quindi una collaborazione in questo ambiente sicuramente fa sì che ci sia una qualità di tecnica di primo ordine. Come è organizzato il giovanile? Il nostro lavoro tecnico ogni mese viene composto con un insieme di tutti gli allenatori. Ci diciamo i pro e i contro di come organizzare il lavoro, ci sentiamo quotidianamente per scambiarci anche gli atleti da un passaggio di categoria all'altro, in modo tale che gli atleti abbiano anche loro la gratificazione di partecipare a un campionato superiore. Questo permette a loro di portare con sé dei bagagli tecnici importanti alla loro squadra di livello inferiore. Sentiamo le impressioni di un giocatore sulla squadra di quest'anno. Dopo un inizio un po' incerto, stiamo crescendo, infatti la squadra è formata da molti giovani. Ormai da qualche anno non rientro più nella fascia dei giovani, però posso sicuramente confermare che in squadra ce ne sono tanti che stanno crescendo di allenamento in allenamento. Il gruppo è ben compatto e sicuramente da qui alla fine del campionato, che saranno sicuramente molto e ci daranno una mano a noi giocatori un po' più esperti. La pallavolo Mestrino, squadra rivelazione l'anno scorso in B2, è diventata una big del volley maschile padovano, con una B1 molto agguerrita. In occasione del derby con il Monselice, un dirigente ci illustra i progetti di quest'anno. Abbiamo un progetto che si è diviso in tre parti, la prima squadra maschile, la prima squadra femminile e il settore giovanile. Prima squadra maschile è la B1. Il progetto, l'obiettivo è la salvezza, stiamo cercando di continuare sulla linea dell'anno scorso, quindi con un gran gruppo, una qualità del lavoro in palestra. La serie C femminile è un mix tra l'under 18 e 5-6 ragazze di esperienza, l'obiettivo è arrivare nei playoff, nella 18 siamo riusciti a centrare il passaggio al club di eccellenza. Mentre nel giovanile stiamo lavorando con tre ottimi allenatori che sono il professor Balsano, Zanon e Poggioli per fare un lavoro di qualità con il settore giovanile. Il dirigente inoltre ci parla delle collaborazioni in atto. Sì, abbiamo una collaborazione importante con la Pallavolo Padova, che ci ha permesso sì di avere da un lato alcuni prestiti gratuiti per la nostra prima squadra. Da un lato abbiamo la nostra 16, che è la squadra più forte che abbiamo espresso in questi anni,
che sta lavorando in simbiosi con il Padova, quindi la 16 che sta partecipando al campionato regionale si chiama appunto Padova Mestrino. Poi ci sono dei ragazzi che fanno parte della 18 sempre del Padova e della Junior League sempre del Padova. Più abbiamo un po' di atleti, 5-6 ragazzi che sono in prestito al Vempa, dove abbiamo cominciato quest'anno un rapporto di amicizia e di discussione su quello che può essere il futuro insieme. Insomma. Cosa vi serve per arrivare al top? Quello che ci manca è quello che manca penso a molti delle società sportive, sia non solo pallavolo ma in quasi tutti gli sport, sono i soldi. Siamo sicuramente in grande difficoltà da questo punto di vista, abbiamo chiesto aiuto alle banche che per il momento ci stanno dando una mano, stiamo alla ricerca di un main sponsor perché Bonollo comunque lo ringraziamo e ci sta dando un grande contributo, però la ricerca è sempre quella di trovare uno sponsor, come è riuscito al pallavolo Padova la settimana scorsa, di trovare qualcuno che si avvicini alla nostra società, ci dia quel contributo che ci permetta di guardare avanti con serenità. Quali prospettive ha la squadra al suo esordio in B1? Anche se stasera è andata male, comunque noi rimaniamo fiduciosi di poter raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza. Difatti questa pausa natalizia giunge anche nel momento giusto per poter riordinare le idee e poter cercare di lavorare in prospettiva futura, perché siamo consci comunque delle nostre possibilità e stiamo facendo comunque un buon campionato di B1, essendo anche la prima volta che ci cimentiamo in questa categoria. La salvezza è alla vostra portata? Abbiamo 18 punti in campionato e per salvarsi insomma ci sono delle buone speranze, ecco. Abbiamo fatto dei punti importanti e adesso speriamo di non buttare via tutto, cerchiamo di ricomporre un po' il gruppo che logicamente dopo le sconfitte insomma fa un po' di fatica a ripartire, però siamo fiduciosi e speriamo di ottenere al più presto la salvezza e magari anche di fare qualcosina in più, ecco.